Alessia Marcuzzi is back. Dopo un anno lontana dal piccolo schermo, la conduttrice sta per tornare in TV. Addio Mediaset. La 49enne riparte dalla Rai e più precisamente da Rai 2, dove il prossimo 22 novembre debutterà col suo nuovo programma Boomerissima, una trasmissione che Alessia Marcuzzi, come spiegato in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, si è cucita addosso. È stata la stessa Pinella ad inventare e scrivere il format, con l'aiuto di due autori. Un format, dunque, tutto italiano. È stata poi la Marcuzzi a proporlo a Stefano Coletta, direttore dell'intrattenimento Rai. Un'idea che è piaciuta molto tanto da essere inserita nella stagione televisiva 2022-2023. Alessia Marcuzzi ha spiegato che lo show mette a confronto mondi e generazioni diversi, dagli anni 70 a oggi. Nel linguaggio giovanile, i boomer sono le persone dai 40 anni in su. L'idea alla Marcuzzi è avvenuta chiacchierando con il figlio Tommaso, avuto 21 anni dall'ex compagno, l'allenatore di calcio Simone Inzaghi. Alessia è inoltre mamma di Mia, 10 anni, nata dal legame con Francesco Facchinetti. Dal marito Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014, non ha invece avuto altri eredi. Alessia Marcuzzi ha chiarito che Boomerissima è un varietà che racconta musica, film, sport, oggetti, mode, fatti di cronaca. In ogni puntata ci saranno ospiti, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni. Più che sfide, ha precisato la presentatrice, si tratterà di punti di incontro tra i giovani e gli adulti. La trasmissione sarà divisa in tre parti. Ci sarà una in studio, una parte in esterno, in cui la Marcuzzi andrà a prendere alcune persone per strada. E ci sarà una realizzata a casa della Pinella che verrà ricostruita tramite una scenografia speciale. Proprio in questa sezione Alessia Marcuzzi ha intenzione di ospitare il figlio Tommaso, che non è mai apparso sul piccolo schermo, ed altri componenti della sua famiglia. Ci sto provando. Vedremo. Ha confidato alla rivista edita da Cairo Editore.